Grazie, buonasera a tutti. È una bellissima occasione, un'occasione di festa ed è un momento in cui la cittadinanza, la comunità riunita dà il senso proprio della comunità, della famiglia. E all'interno di una famiglia devono esserci dei valori e soprattutto quello che emerge, che è venuto dai discorsi che mi hanno preceduto, io vi ruberò pochissimo tempo. È un elemento fondamentale, cioè la capacità delle istituzioni di collaborare, di mettersi insieme per realizzare un'opera importante per la città, per realizzare un obiettivo, per realizzare il bene comune. Allora, caro sindaco, tu hai parlato di quest'opera, hai detto che è stata realizzata grazie a un contributo di molte amministrazioni, anche l'amministrazione regionale ha partecipato con 10 milioni di euro alla realizzazione di quest'opera. C'è ancora un tassello importante, è quello dei ritrovamenti che stanno sotto questo parcheggio, è quello che consentirebbe all'opera di essere qualcosa di veramente straordinario e di compiuto. Bene, ho il piacere di annunciarti che quella domanda che tu hai fatto all'amministrazione regionale ha avuto un'istruttoria con esito positivo, quindi quello non è più un sogno, è un qualcosa che si può realizzare e diventerà una realtà. E mi piace dirlo e assumere questo impegno davanti alla comunità olbiese. E voglio approfittare di questa occasione per parlare anche di un'altra cosa che in questi giorni, di cui in questi giorni si è parlato e che credo sia giusto riprendere per fare un attimino di chiarezza. È un momento difficile per il Paese, è un momento difficile per la nostra Regione, è un momento in cui per portare fuori il Paese dalle secche si è stati capaci a livello nazionale di fare le cosiddette larghe intese, di mettere insieme le forze, di avere un animo comune, di avere un'unità che consenta di risolvere i problemi. Allora io vorrei appellarmi a questo momento, perché questo è il momento della responsabilità, per parlare un secondo solo di un altro tema che riguarda la Gallura. È un tema delicato e importante di cui si è parlato in questi giorni, è il tema della sanità. Si è detto in questi giorni, si sono fatte delle affermazioni che non corrispondono al vero. Io lo voglio dire davanti alla comunità di Olbia e voglio fugare ogni dubbio davanti alla comunità di Olbia. E lo faccio con piena coscienza di quello che dico. Qualche tempo fa si è ipotizzata una riforma che poteva portare a un processo di accorpamento delle entità delle ASL. In quel momento le amministrazioni comunali, l'amministrazione di Olbia, la provincia, altri sindaci della Gallura sono venuti dal sottoscritto e hanno rappresentato preoccupazioni e timori di quello che poteva essere il risultato di questa operazione. Abbiamo con loro, era il 19 marzo per l'esattezza, concordato su un principio. Qualunque ipotesi di riforma deve essere condivisa col territorio, deve passare attraverso un momento di confronto e di dialogo e si deve arrivare a una sintesi comune. Bene, il sindaco di Olbia lo sa bene, lo sa il presidente della provincia, lo sanno gli altri sindaci, questo confronto c'è stato, questa condivisione c'è stata e il risultato al quale siamo arrivati non contempla minimamente nessun assorbimento, nessun accorpamento di ASL. Questo lo voglio dire in termini chiari, perché si è fatta molta mistificazione su questo tema e non si è mai parlato, e non tantomeno se ne parla in questi giorni, di accorpamento di ASL. È un'ipotesi che non è allo studio, l'ipotesi è un'altra, è un'ipotesi che abbiamo condiviso, sulla quale siamo tutti d'accordo, ovvero sia la razionalizzazione, le economie di scala e i risparmi si realizzano attraverso la realizzazione di una centrale unica di acquisti, che è un qualcosa che va bene a tutti e che razionalizza il sistema, ma nel rispetto dei territori e delle loro autonomie. Quindi Olbia, come l'Ogliastra, come Cagliari, come Sassari, manterranno le loro ASL. Lo voglio dire davanti alla città, lo voglio dire davanti alla comunità, perché purtroppo si è molto giocato sulle bugie e sulla mistificazione. Oggi non è il tempo di giocare su queste cose, oggi è il tempo della responsabilità, oggi è il tempo di unire le forze per il bene dei cittadini, oggi è il tempo in cui una regione come la Sardegna, che ha nodi strutturali antichi, problemi sui quali lottiamo, sui quali abbiamo aperto vertenze, sui quali combattiamo, c'è bisogno che vengano portati avanti con l'unità di tutti. Siamo 1.600.000
persone. Se non siamo capaci di essere popolo, unendoci nelle battaglie straordinarie, essendo famiglia, comunità, come vogliamo essere oggi in questo momento di festa, non andiamo da nessuna parte. Allora lasciamo da parte le bugie, le mistificazioni, lasciamo da parte le divisioni in questo momento e andiamo avanti a lavorare seriamente uniti sulle cose che servono alla Sardegna. C'è stato avanti ieri un bel esempio di questa politica. Il Consiglio regionale all'unanimità, quindi con un accordo pieno e totale delle forze politiche, ha approvato la riduzione del 70% dell'IRAP. Questo è un risultato straordinario che va a favore delle imprese ed è un risultato non del presidente Cappellaccio di una parte politica, è il risultato di una capacità di questa classe dirigente della politica regionale di fare fronte comune davanti ai problemi. Questo è l'auspicio, questo è l'augurio, io spero che su questa strada si possa continuare per andare avanti e per ritrovare un po' di speranza per il futuro, perché ce n'è davvero bisogno. Grazie. Thank you.